Aveva 14 anni quando, nel 1963, Paolo Landi arrivò a Barbiana, una chiesa nel nulla, dove Don Milani insegnava i suoi ragazzi. Per lo più erano emarginati dal sistema educativo. Ufficiale come emarginato fu lui stesso, definito una campana stonata, un prete da evitare. Don Milani era un maestro e prima ancora di maestro era un prete. Di lui abbiamo oramai tanti ricordi, ma soprattutto ricordi legati alla scuola. Tutta la sua vita è stata dedicata alla scuola dei ragazzi, in una prima esperienza in una realtà industriale e poi a Barbiana con 20-25 ragazzi. Oggi Don Milani è un personaggio noto. Il Papa è andato a Barbiana e l'ha definito un profeta. Il Ministero l'ha definito un grande educatore, il Presidente della Repubblica è venuto a Barbiana lì per l'anniversario del centenario, la Presidente della Commissione europea l'ha definito un grande uomo europeo dove la parola IKEA diventi il sinonimo, il motto per la nuova Europa. Però quando Don Milani è morto negli anni 60, esattamente nel 67, era una persona emarginata. Emarginata dalla scuola per le cose che ha detto sulla scuola, emarginata, esiliata dalla chiesa in una chiesetta su in montagna e addirittura 5 mesi dopo condannato per apologia di reato. Quindi è un personaggio veramente da studiare, da approfondire, che allora fu condannato per apologia di reato e oggi ci sono 1.000 scuole che portano il nome di Don Milani. Se lei non l'avesse trovato sul suo cammino, credo era piccolo quando lo incontrò, quanti anni aveva? Se E avevo 14 anni. Guardi, non l'avesse incontrato, Don Milani, insomma, ha io ero mai figlio. pensato come sarebbe stata la sua vita? Certo, io ero figlio di contadini e i contadini nel Mugello erano delle famiglie povere, era mezzatria, era una mezza schiavitù. E sono finito a Barbiana perché ero stato bocciato nella scuola di Stato, rimandato per un bel tema pieno di segni blu. E a Barbiana ho passato 3 anni di esperienza, ho studiato il francese, l'inglese, lo spagnolo, sono stato in Inghilterra un anno per approfondire la lingua, lavorare e studiare. Poi ho fatto 20 anni di esperienza nel sindacato, 25 nei suoi diritti dei consumatori. Ho fatto esperienze in tutto il mondo. E tutta questa esperienza la devo a lui.